Buongiorno! Leggiamo questa mattina tre passi della scrittura. Il primo lo troviamo nell'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 5, versetto 6. Cristo è morto per gli empi. Ancora, nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 1. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Ed infine, dalla prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13. Voi l'accettaste come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Per noi, in noi, di noi, con noi. Queste quattro affermazioni racchiudono tutto il lavoro che Dio compie in favore dei credenti. Per noi. Gesù Cristo è morto al nostro posto per cancellare per sempre davanti a Dio i peccati che ci separavano da Lui. Cristo è morto per noi. Romani capitolo 5 versetto 8. In noi. Per mezzo dello Spirito Santo Dio lavora nel cuore degli uomini per spingerli al pentimento e ad accettare personalmente la salvezza che Egli offre. Lo Spirito Santo è la potenza che opera nei credenti, è scritto in Efesini capitolo 3 versetto 20. È Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Filippesi capitolo 2 versetto 13. Di noi. Dio fa suoi figli tutti quelli che credono legati indissolubilmente a Gesù Cristo. I credenti formano la famiglia di Dio. A causa dei loro peccati erano lontani da Lui, ma per l'opera della croce hanno ottenuto, con Dio, di diventare Suoi figli, perché Egli è il Padre. Avete ricevuto lo Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Romani capitolo 8, versetti 15 e 16. Ed infine, con noi. Come un artigiano utilizza i suoi attrezzi, Dio desidera utilizzare i credenti nel lavoro che svolge sulla terra. Li ha salvati anche per questo, ed è una gioia per loro poterlo servire. Dopo essere risuscitato, il Signore Gesù ha mandato i suoi discepoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, dicendo loro: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente». Matteo capitolo 28, versetto 20. Che il Signore ci benedica. Signore.